All'emergenza freddo si associa l'emergenza senza tetto. I comuni si stanno attivando su sollecito della Protezione Civile regionale per fornire posti letto e pasti caldi senza fissa dimora. L'amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha provveduto ad attivare presso il centro sociale di Via Loria un presidio temporaneo per il ricovero e il ristoro di quanti abbiano necessità di alloggiare al riparo nelle prossime ore. 10 i posti letto predisposti. A Corbara la pubblica assistenza ha messo a disposizione 6 posti letto e pasti caldi nei locali dell'associazione per coloro che vivono in condizioni disagiate. A Salerno ha disposto il prolungamento dei servizi di accoglienza dei senza tetto nella struttura di Via dei Carrari, al San Leonardo, fino a quando non terminerà l'emergenza freddo. Nell'adiacente ristorante sociale Elpis saranno offerti pasti caldi. In accordo con la Croce Rossa, inoltre, verranno distribuite coperte termiche e bevande calde ai clochard, di concerto con le altre associazioni di volontariato che svolgono il servizio di unità di strada sul territorio di Salerno. Accanto ai servizi offerti dal Comune, ci sono quelli offerti da varie realtà non profit e del volontariato. Sono attivi il dormitorio Gesù Misericordioso, il dormitorio Missionari Saveriani, il centro Antonino Bello e alcuni punti ristoro. A Pagani la Papacialle è disponibile ad assistere anziani e persone affette da difficoltà motoria per qualunque esigenza, anche per l'acquisto di beni di prima necessità. A Scafati, Francesco Carotenuto, portavoce del Movimento Scafati Arancione, ha chiesto al capo della Commissione straordinaria di aprire le strutture del Comune ai senza tetto.